Una giovane, bella e brava avvocatessa tedesca è stata rinchiusa in manicomio perché ha protestato contro la quarantena. Io la notizia l'ho letta su vari giornali, su vari blog site, e tale notizia ve la metto nel riassunto di questo video, così ciascuno di voi può trarre le proprie personali considerazioni e conclusioni. Beh, io non so proprio che cosa dire, cari amici, e questa giovane, bella, brava avvocatessa aveva dichiarato la incostituzionalità delle misure di emergenza prese dal governo tedesco e relativamente alla lotta contro il coronavirus. Io, guardate cari amici, non faccio un mistero, non faccio un mistero che pure io, anch'io, perché io abbia già 80 anni compiuti, la penso alla stessa maniera. In tanti video ho esplicitato il mio pensiero circa il coronavirus. E per fortuna nessuno ancora se l'è presa con me, per fortuna nessuno ancora mi ha messo in manicomio, per fortuna. Ma io ormai sono 30, 40 giorni, 50 giorni che parlo del coronavirus e vado dicendo che, mi si scusi, che queste mascherine, questi guanti, questo distanziamento sociale, a me pare una cosa tanto strana. Dico soltanto una cosa tanto strana perché se dicessi un'altra cosa potrei finire malamente, potrei finire. Mi pare una cosa tanto strana, mi pare. E questo virus io l'ho già definito un virus gerontofilo perché va prevalentemente coi vecchi, molto vecchi, molto vecchi, vecchi come me e più di me. Io ripeto, ho già 80 anni compiuti, ma questo virus va prevalentemente con gli ottantenni, i novantenni, i centenari. Sì, va anche con i giovani, d'accordo, ma prevalentemente con i vecchi. E poi è anche un virus che ho definito omofilo perché va prevalentemente con gli uomini. E il rapporto è 1 a 5. E per ogni donna contagiata vengono contagiati 5 uomini. E per cui è un virus che fa morire prevalentemente gli uomini e lasciando tante poveri vedove, vedove, vedove sconsolate, sconsolate, che dovranno piangere la morte del loro povero marito. Io la penso così, la penso, la penso così. Non serve a niente tutto questo allarmismo, non serve a niente. Io la penso così. Absit iniuria verbi. Absit iniuria, spero che nessuno mi voglia denunciare. E ripeto, guanti, mascherini, distanziamento sociale. Mi sembrano una cosa strana, ma io la sono fatta. Io la penso così, e la penso così perché io sono l'autore di quest'opera, vedete? Quest'opera storico-mitologica. E per scrivere un'opera storico-mitologica come questa bisogna essere come Serafino Mazzoni, va bene, cari amici? E poi fatemi sapere qual è il vostro pensiero anche relativamente a questa notizia circa questa avvocatessa giovane, bella e brava che è stata rinchiusa in manicomio per avere dichiarato la incostituzionalità delle misure varate dal governo tedesco relativamente al lockdown. Bene cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.